Ciao, sono Giusy, sono un'educatrice professionale e vi do il benvenuto sul mio canale. Oggi voglio fare un video un po' particolare. Questo vuole essere un video tirata d'orecchie a voi. No, scherzo. Boh, me lo dite alla fine se è stato un video tirato all'orecchio o no. Perché è una riflessione, sono delle riflessioni che ho in mente da un po' di tempo che io faccio alle persone nei miei percorsi individuali, però adesso sento di volerlo fare anche a scala più allargata e quindi di volerlo fare anche a voi che semplicemente guardate i miei video e seguite il mio canale. A proposito di questo, se non l'avete ancora fatto, vi invito a iscrivervi al canale, a cliccare sulla campanellina, a lasciare un like se ti interessa questo argomento, a supportarmi un po' in questo mio percorso. Se vuoi, va a dare un occhio, puoi anche offrirmi un caffè attraverso gli abbonamenti. Ma ritorniamo all'argomento. Allora, dicevo, questo vuole essere un video un po' tirata alle orecchie, nel senso che voglio affrontare un po' l'argomento di alcune barriere che ci sono spesso nei percorsi di crescita personale. Spesso si fa l'errore di pensare che basta rivolgersi a un professionista per attuare magicamente un cambiamento, che sia un educatore, uno psicologo, uno psicoterapeuta, un nutrizionista, un dietista, un personal trainer. Si fa l'errore di dire ok, mi rivolgo a quel professionista che sicuramente mi risolverà il problema. Ecco, non funziona proprio così. L'ho già detto in altri video, il professionista, parlo anche dell'educatore professionale, ma anche di altri professionisti, è un catalizzatore, un enzima, un facilitatore. Il compito del professionista è quello di accogliere, di validare, di aiutare la persona a comprendere alcuni meccanismi, ad aumentare alcune consapevolezze, ad acquisire strumenti e strategie per il proprio percorso, che sia di crescita personale, che sia di dimagrimento, che sia per rimettersi in forma, che poi vediamo anche che tutte queste cose sono molto collegate tra loro. Ecco, quindi il professionista è una parte del processo. E mi permetto di dire, non per sminuire la mia professione a quella dei miei colleghi, che è una parte importante, ma non la principale, perché la principale, il protagonista è la persona, sei tu, siete voi, siete voi che fate veramente la differenza. Io questo lo vedo tantissimo nei percorsi delle persone che aiuto e devo dire che i percorsi che hanno funzionato, le persone che sono state meglio, le persone che ne hanno tratto beneficio, sono le persone che hanno agito. E qui veniamo alla prima parola chiave, l'azione. Tutti questi professionisti in qualche modo ti danno delle istruzioni, dei consigli, delle competenze, delle consapevolezze, degli strumenti, delle strategie che però se restano sul comodino non te ne farai nulla. Tutte queste cose che ho appena elencato vanno agite, vanno trasformate in azione. L'azione la puoi fare solo tu. A me piace sempre fare il parallelismo, il paragone, la similitudine con una dieta, no? Quando le persone dicono vabbè, ma questo percorso non mi serve, dico è come fare una dieta, cioè tu puoi avere anche la dieta ideale, strutturata, costruita sui tuoi bisogni, sui tuoi gusti, sulle tue necessità, però se è un foglio che resta sul comodino o un file che resta sul computer e non attui quei cambiamenti nella tua vita, non li agisci, non otterrai mai quello di cui hai bisogno, i cambiamenti, non raggiungerai mai i tuoi obiettivi, anche se il professionista ha fatto il suo dovere. In altre parole, quello che i professionisti mettono a parole, mettono su carta, poi vanno trasformati in azioni da te. Insieme, il nostro compito è quello di motivare, di supportare, di accogliere anche nell'errore, i passi indietro, un percorso non è mai lineare, però l'azione, anche se piccola, graduale, ci deve essere, altrimenti non c'è cambiamento. Il segreto è prendere un impegno con se stessi, è orientare la mente verso gli obiettivi condivisi, gli obiettivi che hai condiviso con il professionista e il piano d'azione che hai condiviso con il professionista, quindi i piccoli passi con gradualità. E qui arriviamo alla seconda parola chiave che è percorso. Non esiste nessun professionista magico che schioccando le dita ti fa attuare il cambiamento in modo passivo, ma neanche in modo attivo. È sempre un percorso, è sempre un percorso graduale. Che si tratti di gestione dell'emozione, di ansia, di dieta, di modificazione del corpo, è sempre un percorso graduale. Ci vuole tempo, pazienza, costanza, che non vuol dire sacrificio, vuol dire solo costanza. Quindi fare le cose, farle
nel tempo, a lungo termine. E per fare tutto questo cosa serve? Serve proprio l'apertura mentale, la disponibilità mentale ad affrontare un percorso a piccoli passi. E quella stessa disponibilità mentale deve aiutarti a riconoscere anche i piccoli cambiamenti, anche i piccoli obiettivi raggiunti, anche i piccoli passi, perché sono quei piccoli passi che ci porteranno a grandi risultati nel tempo. Devi avere fiducia in questo e ci devi credere. E cos'è che mi fa essere costante nel tempo? I benefici, il benessere, qui arriviamo alla terza parola chiave, quindi il benefici, il benessere, i vantaggi che io capisco dopo aver agito, dopo essermi messa in questo percorso, che io capisco che piano piano i vantaggi e i benefici stanno venendo e che io inizio a stare meglio da un punto di vista mentale, da un punto di vista fisico. L'errore che si fa è quello di pensare che quando starò meglio inizierò, quando starò bene inizierò, quando avrò la predisposizione mentale inizierò. No. Tu inizia, che vedrai che la predisposizione mentale, il benessere, i vantaggi, i benefici arriveranno e saranno quelli che ti daranno la carica per continuare nel tempo. Ma all'inizio devi solo iniziare, fare, accompagnato, non da solo, ma fare. Il lungo termine è importantissimo in un percorso, anche perché ricordati che tutti i cambiamenti che vuoi ottenere, poi non finiranno a un certo punto, cioè dovranno diventare comunque il tuo stile di vita. Ripeto, sia che si tratti di una dieta, dell'attività fisica, un percorso di cambiamento di strategie comportamentali, di gestione delle emozioni, dei pensieri, di gestione dell'ansia. All'inizio magari sarà una cosa più strategica, più impegnata, ma poi quei cambiamenti diventeranno i tuoi nuovi automatismi positivi e quindi diventeranno il tuo stile di vita. È per questo che devi proprio ragionare. Da una parte nel qui ed ora per quanto riguarda l'azione, ma poi nel lungo termine rispetto ai benefici. In questo video non mi sto riferendo a nessuno in particolare, magari c'è qualcuno delle persone che seguo che si sentono tirate in causa. Non mi riferisco veramente a nessuna persona in particolare, ma mi riferisco a tutti in generale, perché questi pensieri, queste barriere di cui ho appena parlato, veramente appartengono un pochino alla natura umana e quindi sono veramente, veramente diffusi. Quindi se anche tu sei lì che stai guardando e senti tutte queste resistenze, non ti preoccupare, sono normali, ma con il professionista e con il tuo impegno, la tua presa di posizione, puoi superarli. Mi vengono alla mente delle frasi che sono quelle frasi che veramente boicottano un percorso, un po' un autosabotaggio, anche l'inizio di un percorso, ma il continuarlo. Ad esempio, quando alcune persone mi dicono: guarda, oggi non sto bene, forse è meglio rimandare l'incontro. No! È proprio quando non stai bene che dobbiamo lavorare. Magari lavoreremo su altre cose, faremo un incontro più soft, ci fermiamo un attimino e non andiamo avanti nel percorso e ci fermiamo su questo tuo malessere. Ma è proprio nei momenti in cui stai male che non devi mollare, che devi agire, che devi fare, che devi affrontare. Un'altra frase che torna è: quando sarò più tranquillo, inizierò a meditare, mi sperimenterò nella meditazione. No, la meditazione serve per aumentare la tua centratura, la tua calma e la tranquillità. Quindi inizia a meditare, che poi vedrai che la tranquillità arriverà. Un'altra è: quando mi sentirò pronto, proverò. No, se stai lì fermo e aspetti di sentirti pronto, non ti sentirai mai pronto. Fai, agisci, chiedi aiuto e vedrai che facendo, iniziando un percorso, anche con tutte le difficoltà, con tutti gli errori, tutte le barriere che una persona può avere, tu inizia e vedrai che poi ti sentirai pronto. Bene, spero di non averti abbattuto troppo, di non averti fatto male nella tirata di orecchie, però sono argomenti per me veramente importanti, anche perché spesso veramente la barriera è proprio l'inizio, il primo periodo. Bisogna avere fiducia, orientare la mente, iniziare, buttarsi e poi le cose arrivano. Con l'aiuto dei professionisti, assolutamente. Se vuoi approfondire tutti gli argomenti di cui ho accennato, di cui accenno nei miei video sul mio canale, ti invito ad andare sul mio sito www.giusiciccolella.com a guardare nella sezione percorsi, perché ci sono dei percorsi che secondo me possono essere fatti per te e puoi trovare le risposte che cerchi. Se invece hai il piacere di parlare direttamente con me, puoi prenotare un colloquio, mi scrivi via mail e prendiamo appuntamento. Bene, ricordati che nell'info box ti lascio comunque sempre altri video, altri titoli che ti possono essere utili, che ti possono interessare e noi ci vediamo la prossima settimana con un nuovo video. Ciao!